Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al riassunto della giornata di borsa su DAX e FTSE MIB con la ciclica evoluta. Allora, su DAX soprattutto è stata una giornata abbastanza noiosa. Che cosa è successo? All'apertura abbiamo prima di tutto avuto un minimo inferiore a tutti i precedenti, avvenuto però in 12esima barra, ovvero poteva essere tranquillamente appunto una chiusura di primo T meno 4 del sesto T meno 3. Successivamente, che cosa è successo? Successivamente abbiamo avuto un'altra candela verde, non si inseguono trade quando partiti, e poi abbiamo avuto di nuovo finta a ribasso, finta di ripartenza al rialzo con violazione del massimo precedente, finta di nuovo a ribasso con quasi violazione del minimo di 2 candele prima. Sapete che noi iniziamo ad operare mediamente dopo le 10, perché prima ci possono essere finte contro finte dopo che il mercato è partito, cosa che regolarmente è successo. Da quel momento in poi, però, con una base a 804 punti e un top orientativamente a 44 punti, 844, in 40 tick non si fa su nessun genere di trading. Quando poi c'è stata la violazione dello swing che avevo segnalato, ovvero questo, non me la sono sentita di andare long. Non c'erano abbastanza volumi, dopo la prima candela abbiamo subito avuto una shooting star, poi una rossa, quindi no. Non ho dato indicazioni di eventuali trade long, io ho aspettato di vedere che cosa stava succedendo. Anche in questo caso nessuna divergenza particolare, poi divergenze sui top. Eccola qua, piccolissima, ok? Ma divergenza di continuazione ribassista. Per cui, cosa è successo? Discesa. Ma attenzione, potevamo sfruttare lì la discesa? Da qui eravamo a 33 barre, ben oltre le 24. Oltretutto non sapevamo se avevamo già chiuso il sesto T-3 a 22 o meno. Per cui avreste rischiato di prendervi in faccia al trade andando short? Io no. E che cosa è successo? Infatti la candela si è colorata di verde dopo aver fatto un minimo e poi ha perso di nuovo piano piano forza. A quel punto lì, di nuovo, violazione di swing inverso, siamo andati short? No, preferisco aspettare. Preferito aspettare perché sarebbe stato troppo lungo e oltretutto, contando che anche di nuovo eravamo andati oltre le 22 barre e potevamo essere ancora, come immagino, nel sesto T-3, è qui alla 38ª barra in violazione, non rischio di prendermi di nuovo un rimbalzo in faccia. Infatti, chi eventualmente avesse provato a fare trading e fosse andato short, o vendeva sui minimi, cosa che non ci credo se non lo vedo, ok, o avrebbe fatto comunque pochi tick perché in violazione del minimo a 834 sarebbe entrato ed eventualmente prendendoci anche una metà della candela avrebbe fatto la bellezza di 26 tick escluse le commissioni, quindi niente. Oppure, esatto, come mi aspettavo, si è ripartiti. Ma anche qui, in questo momento, fiacchi, totalmente fiacchi. Abbiamo candele con trading range di 26 punti o meno. Non possiamo andare a fare trading se la direzione non viene presa a un certo punto e se il tempo ciclico non è compiuto. Qui è probabile che su questo minimo si sia chiuso il sesto T-3 e stia partendo eventualmente appunto il settimo. Ma facciamo attenzione, perché ho fatto, come nelle puntate precedenti e nelle analisi precedenti, una piccola considerazione. E la piccola considerazione cambia tutto se la teniamo da conto, ok? Ovvero, e qui metto di nuovo un bel punto di domanda. Ovvero, se vi ricordate bene, questo primo T-1, che era durato la bellezza di 75 barre, quindi 24, 48, 72, poteva tranquillamente essere durato soltanto, anzi, un T-1 tranquillamente corto, noi non sappiamo infatti se comprenda soltanto 1 e 2 T-3 o ne abbia 1, 2, 3. Per cui se questo fosse il quarto T-3, perché questo lo scomponiamo in tre parti, questo sarebbe il quinto, questo
il sesto T-3 e qui potremmo avere avuto la chiusura tranquillamente del settimanale. Per cui voi rischiate di andare long con una partenza così moscia? Questo è il sesto T-3 o un nuovo T-3? Perché per adesso come salita abbiamo perlomeno la possibilità che se non si scende sotto questo minimo sia partito un altro T-1. Sono troppe le incognite quando c'è così tanta lateralizzazione. Guardate quanti top fa. Guardate quanti swing violati e poi si ritorna giù. Viola questo swing, questo massimo, si ritorna giù. Viola di nuovo questo massimo e poi si ritorna giù. Viola questo massimo e si ritorna giù. Non c'è continuità nel trend. Cioè, c'è continuità se andiamo su time frame più grossi, quindi la tendenza ci porta a salire. Ma quando si rischia di essere già arrivati al sesto T-3 invece che al quinto e di essere vicino alla chiusura di un settimanale o qualcosa di più, perché noi in realtà ci aspettiamo la chiusura di un T-1 bisettimanale con un T meno 2 giorni di ribasso, andate long, andate in overnight con queste candele qua, con questa forma, siete sicuri? Io no, io preferisco non fare trading eventualmente. Se mi perdessi lo short che mi portasse sotto questi minimi domani a 10.740, poi saprei di potermi mettere long a determinate condizioni con un determinato swing. Ma al contrario, non lo faccio con questo genere di movimenti top, discesa, violazione del top, ridiscesa verso dei minimi e quindi continuo, sali, scendi, violo lo swing, ritorno giù, violo lo swing, ritorno giù. Non c'è continuità, ci dovrebbe essere per ritornare in una fase con un trend più forte. Creo lo swing, scendo, violo lo swing, non scendo di troppo, ritorno su ancora, violo questo altro swing. Non scendo di troppo, continuo a salire, capite? Qui parte il trading range veramente molto molto basso, ci sono dei ritracciamenti troppo forti delle candele rosse che ci riportano alla base di quelle che creano lo swing. Non mi sto lamentando, attenzione, osservo il mercato e vi dico perché preferisco eventualmente non muovermi e non rischiare dei soldi in violazione di swing come questo che mi avrebbero portato alla bellezza di, se fossi stato così fortunato da prendere al massimo, da 851 a 886, 35 tick. Non mi muovo per 35 tick, a meno che non esasperi la leva, ma non ha molto senso in un mercato in cui devo capire se sta chiudendo il settimanale o no, e quindi mi metterei contro un trend che rischia di diventare ribassista. Qui, se domani non andremo rapidamente qua sopra, come detto questa mattina, se inizieremo a violare questo minimo, poi andremo a violare anche questo, avremo la condizione per la chiusura del TP1. Non mi metto long al sesto T-3 al settimo. Aspetto. Se ci fosse tendenza, se ci fossero volumi, lo farei. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB, qui avete visto l'exploit appunto fatto ieri, che è stato totalmente rimangiato dopo aver fatto appunto in gap up, in apertura, la violazione dello swing, stessa identica cosa che vi dicevo, violazione dello swing, salita, non tiene la salita perché fa due candele dopo l'apertura di salita e poi si rimangia tutto e torna sotto la candela che crea lo swing. Se un trader non è capace a fare trading e non sa che alcune volte bisogna aspettare durante le giornate, i capitali vanno a zero. Se non sapete dove mettere gli swing e dove mettere di conseguenza gli stop loss, andate a zero, il conto va a zero rapidamente. Soprattutto non sapete gestire money management e paura. Oggi, cose molto simili, come detto, a quanto è successo sul DAX, ovvero apertura con una candela verde, poi rossa, che si mangia tutta la verde. Poi ripartenza verso l'alto con violazione dello swing, poi ridiscesa quasi sotto la candela che fa da swing e che vi dà il minimo. Pazzesco. Poi di nuovo ripartenza, riviolazione di pochi tick e ridiscesa. Capite? Più si ha esperienza, più si sa quando non fare trading e quando non ha senso fare trading e magari fare esattamente come fanno anche i campioni come Cristiano Ronaldo. C'è un tempo per allenarsi e c'è un tempo per defaticare.
rilassarsi, per prendersi il proprio tempo per scaricare tutti questi pensieri e fare un qualche cosa di fisico che permetta di ritrovare lucidità. Quindi oggi ho fatto anche altro. Vi ringrazio per l'ascolto. Se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato qualcosa, mettete un like, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanellina e tutte queste cose qua, se vi fa piacere, viceversa. Non mi dovete nulla. Preferisco divulgare comunque una tecnica che vi permetta di capire che le notizie servono soltanto eventualmente nel breve e quali sono le cose da evitare soprattutto. Evitate di fare trading in determinati giorni in cui la volatilità si abbassa e in cui la lateralità vi porta in corridoi stretti tra massimo e minimo. Troppi pochi tick. Rischiate soltanto tutte le volte che avete una violazione di swing di entrare long, prendere pochi tick, iniziare a vedere che si ritorna sotto e se non sapete gestire il trade, non sapete aspettare queste due candele qua, non vi ritrovate leggermente più sopra rispetto a qui e poi ritornate di nuovo a scendere. La cosa diventa estremamente frustrante. Evitatevi il mal di pancia. Se volete, fate formazione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata.